Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, ora invece sei tornato e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Siamo qui riuniti in questa giornata che vogliamo dedicare, come di tradizione, a tutti i civitanovesi che stanno fuori durante l'anno. E quindi in questa occasione ci ritroviamo per ringraziare il Signore per l'anno trascorso, per affidargli le nostre preoccupazioni, per ricordare i cari defunti, le persone che abbiamo conosciuto, in modo particolare coloro che nel corso di quest'anno sono saliti alla gloria del Padre. Vogliamo ricordare loro e vogliamo affidare anche la nostra vita, il nostro futuro, i nostri progetti, i nostri desideri. Lo facciamo innanzitutto rivolgendoci al Padre e dicendogli che noi siamo qui davanti a Lui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Davanti a Dio Padre riconosciamo umilmente i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Seduti, ascoltiamo la parola del Signore. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Alleluia! Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Diceva Gesù che tra i nati di donna non era sorto uno più grande di Giovanni il Battista. Abbiamo sentito nella prima lettura Dio parlando a Geremia: ti renderò forte. Di fronte alle situazioni, a quello che deve annunciare, il profeta è forte, perché è forte della parola di colui che l'ha mandato. E questa fortezza e questa santità di Giovanni Battista influenza anche Erode, che pur se sente questi commenti e queste frasi contro di lui, lo tiene Giovanni, lo tiene in prigione, però lo ascolta, resta perplesso, gli vengono i dubbi, però ecco, non ha il coraggio di togliere quella parola, perché sa che è una parola che viene da Dio. E questa festa del compleanno stravolge quello che era il suo modo di fare. E Erodiade ne approfitta per
per avere la sua vendetta su Giovanni Battista. Quello che sembrerebbe la conclusione di una storia, di una bella storia, di un grande profeta, e che giunge alla fine e i discepoli arrivano per seppellirlo. Sembra una storia chiusa, ma sappiamo che non è chiusa. Giovanni Battista è colui che vive della gloria di Dio. Ricordiamo addirittura come per Maria, di una creatura, ricordiamo il giorno della nascita e lo festeggiamo in modo solenne. È più solenne il giorno della nascita che il giorno della morte, mentre per tutti gli altri, come per San Felice, ricordiamo il giorno della morte, il giorno della nascita al cielo. Addirittura per Giovanni Battista riconosciamo che è un dono per la salvezza. Se Maria è colei che grazie al quale abbiamo avuto Gesù, San Giovanni Battista è colui grazie al quale abbiamo ottenuto la salvezza per mezzo di Gesù. E allora un profeta importante, colui che prepara, colui che ha la gioia e il compito di indicare Gesù presente nel mondo. Dirà ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio, lo ripetiamo ad ogni celebrazione. Ecco l'agnello di Dio. E Giovanni, che è testimone, ci ricorda coloro che sono testimoni. Siamo qui proprio nell'occasione della festa di San Felice, un testimone, martire, come li chiamiamo, perché appunto la parola martire in greco ci ricorda proprio la testimonianza. San Felice è un testimone, come lo è stato Giovanni. Testimone di che? Testimone della fede, certamente. Testimone del coraggio, anche. Testimone di Gesù Cristo, che è la cosa più importante. Giovanni Battista è colui che testimonia la presenza di Gesù nel mondo. San Felice è colui che, con altri martiri, dice: sì, Gesù è così importante che vale la pena anche perdere la mia vita. Per Gesù posso perdere la mia vita, perché lui vale più di qualsiasi altra cosa. E quella perla preziosa e quel tesoro nascosto che raccontava le parabole di Gesù, che ho scoperto nella mia vita. E allora a lui non rinuncio mai. Non rinuncio nemmeno per far vedere. No, perché è una cosa importante e preziosa per la mia vita. E allora lui, come tanti altri martiri, diventano un esempio per noi. Non a caso concludiamo poi i festeggiamenti di San Felice, anche se la cerimonia non è così solenne come quella di San Felice, celebriamo i martiri missionari, coloro che sono morti per testimoniare la loro fede nelle terre lontane, come lo era a quel tempo Roma, terra lontana rispetto a Gerusalemme, il luogo dove Gesù aveva annunciato, aveva vissuto la sua morte e aveva stato accolto dai suoi discepoli alla risurrezione. Terra lontana che diventa invece il centro poi per il mondo. E così quelle terre lontane vissute dai missionari diventano per noi centro del mondo. Pensiamo all'attuale Papa, viene dall'Argentina, una terra lontana dove tanti anche dei nostri civitanovesi hanno emigrato, terra lontana che diventa quasi centro del mondo. Allora non c'è più un centro e una periferia, ma ogni luogo diventa il luogo dove possiamo annunciare e testimoniare la presenza di Gesù, colui che è il nostro Salvatore e Redentore. Allora a lui ci affidiamo all'intercessione di San Felice. Come dicevo all'inizio, gli affidiamo i nostri desideri, i nostri progetti, le nostre preoccupazioni, gli affidiamo le persone care, coloro che magari non sono potuti tornare, coloro che sono tornati e che stanno vivendo un momento particolare di sofferenza nel corpo, nello spirito. Li mettiamo appunto davanti a San Felice, alla sua potente intercessione, davanti al Signore, colui che è il nostro Salvatore e Redentore.
delle sorelle nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera dicendo: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente, preghiamo. Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i perseguitati a causa della giustizia, per la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita, preghiamo. Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo. Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore, preghiamo. Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore, benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte, fa che camminiamo sempre nella via di santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e, solo fra tutti i profeti, indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi,
A te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Felice e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. E affidiamo a Dio Padre tutti i nostri cari defunti, coloro che sono morti nel corso di quest'anno, le persone che ci hanno lasciato, a cui eravamo particolarmente legati. Accogli nel tuo regno tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme:
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Signore risorto, con un inchino ci scambiamo il gesto di comunione fraterna. Il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Signore Gesù, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo, ha dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che io sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Resta con me, credo in te, Signore, nato da me, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Fino a quando io lo so, tornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai. E nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità, e per mille strade poi dove tu vorrai, noi saremo insieme di preghiamo. O Dio che ci hai riuniti intorno alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccogliere con gioia il frutto di salvezza per Cristo nostro Signore. E adesso benediciamo l'olio col quale ci segneremo a partire da questa mattina, tutta la giornata, stanotte e domani.
Signore Dio, che fai risplendere la tua Chiesa con le virtù e le opere dei santi, guarda i tuoi fedeli che desiderano servirsi di questo segno dell'olio in devozione e di ricordo in onore di San Felice Martire. Fa che dispongano di ciò che è necessario nella vita presente e, aderendo con amore ai tuoi precetti, procedano sicuri verso la vita immortale. A te onore e gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Felice Martire vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Prima di andare via facciamo una foto tutti insieme. Abbiamo il fotografo. Abbiamo messo oggi questa mostra su Charles de Foucault, un santo, uno degli ultimi santi chiamati da Papa Francesco, che dà la sua testimonianza di fede nel deserto, fondatore di Cinque Fratelli. Un attimo.